oggi sarà piuttosto difficile non essere retorici. Siamo qui per salutare la nostra sorella Raffaella. Quello di oggi è la più tristezza e spesso dolore. C'è da l'aria, l'unica maniera di difenderci potrebbe essere la retorica. Ma io credo e spero che chi ci salverà da questo oggi sarà proprio Raffaella, che nella sua vita è stata tanto, ma sicuramente non è mai stata retorica. Sergio Iapino, nel suo annuncio di qualche giorno fa, ha detto: Raffaella ci ha lasciati, è andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre. Vai in pace, Raffaella, goditi il meritato riposo nella fiesta del cielo. Amen. Quindi non appena avremo la possibilità di organizzarci con Sergio, l'urna di Raffaella farà tappa a San Giovanni Rotondo e poi al Monte Argentario. Lei era una persona che, come solo i grandi sanno fare, riusciva a parlare a tutti, anche alle persone più semplici. Era un'icona anche pop, a modo suo, e travolgeva tutti con il suo buon umore e con il suo grande rispetto e dignità, con i quali sapeva raccontare le storie più leggere e quelle più drammatiche. E poi forse un ingrediente segreto, che un po' è stato detto oggi, un grande carisma. Forse solo adesso riusciamo a vedere davvero quello che Raffaella Carrà è stata, un regalo. Raffaella è una parte della storia di ognuno di noi, della storia del nostro paese. Il suo sorriso, la sua umanità, la sua eleganza d'animo, legate ad una meticolosa professionalità che fa rima con la sua autenticità, hanno illuminato il nostro quotidiano, insegnando a tutti che cuore, passione e libertà riescono a segnare pagine di storia e non solo quelle della televisione. Grazie Raffaella, l'applauso anche oggi è tutto per te. Ora, tutti insieme, accompagniamo Raffaella per il suo ultimo viaggio. Fra Simone.